Appuntamento a Castel Fiorentino con un dibattito sulla legge 68, che regola l'introduzione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Una normativa che, secondo le associazioni, andrebbe rivista. In consiglio, per la presentazione dell'iniziativa, illustrato il modello della conserveria. Approvata dall'Aula la relazione 2021 del Corecom. Tra le attività, la diffusione del patentino digitale e un continuo lavoro con le scuole per l'uso consapevole di Internet. Il documento, promosso all'unanimità in commissione, in consiglio non ha riscosso piena condivisione. Via libera dall'Aula all'attività del difensore civico. Nel 2021 sono state aperte nuove sedi distaccate e sono state più di 2.000 le pratiche trattate. Promossi anche una risoluzione della maggioranza e un emendamento di Francesco Torselli. Il numero non è a caso, il 68, come l'anno dei movimenti studenteschi e come la legge che regola l'accesso al lavoro per le persone diversamente abili. Una normativa che appare superata, o perlomeno lo è per le associazioni che ne richiedono una revisione, con l'obiettivo di essere al passo con i tempi. Sabato 14 maggio a Castel Fiorentino, nella sede della conserveria, si svolgerà il convegno «La giustizia sociale passa dalla dignità, facciamo un 68». Un modo per aprire un dibattito che, come evidenziato dal Presidente del Consiglio regionale, deve vedere la politica protagonista, vista l'importanza del tema. Antonio Mazzeo ha comunque assicurato che l'Aula non si tirerà indietro. Al suo fianco sarà Rapini, presidente dell'associazione Ragazzi Speciali Onlus, che dal 2005 porta avanti l'impegno di coinvolgere nel lavoro persone con disabilità. È stata proprio lei, insieme ad altri collaboratori, a organizzare l'evento e fare in modo che si creasse un momento di riflessione. La diversità è un'opportunità, a noi il compito di valorizzarla. Ogni persona, ogni ragazza, ogni ragazzo ha dei talenti. Il compito è di cercare di far sentire ognuno, indipendentemente da quello che è, protagonista della sua vita. Guardate, l'esperienza della conserveria che permette ad ognuna di queste ragazze e di questi ragazzi di sentirsi protagonista e orgoglioso di un lavoro che poi arriva sulla tavola di ciascuno di noi. E in questo impegno ci sta la voglia, e ringrazio davvero la presidente dell'associazione Ragazzi Speciali Onlus, Sara Rapini, per aver voluto portare qui questa conferenza stampa, dà anche il senso di qual è la strada che noi vogliamo percorrere. Oggi è un modo per dire grazie alle tante volontarie, ai tanti volontari, alle famiglie, a tutti coloro i quali si impegnano in prima linea per restituire dignità. E questo slogan del loro convegno di sabato prossimo, facciamo un 68, vuol dire cerchiamo la rivoluzione, rivoluzioniamo il punto di vista. Questo spetta a noi, spetta alla politica, e noi non ci volteremo dall'altra parte e faremo con il nostro impegno tutto quello che possiamo. Questo nostro progetto che presentiamo questa mattina è proprio per riaccendere proprio un focus, partendo dalla legge 68 che integra i ragazzi nel mondo del lavoro. Noi sono 7 anni con la conserveria che svolgiamo un'attività nel laboratorio di trasformazione alimentare, e con i ragazzi con autismo, anche importante, abbiamo avuto la possibilità di vedere che si può veramente fare delle cose. Quindi perché non provare ad accendere questo focus, dove vediamo che la legge, pur quanto sia fatta bene, ma non è abbastanza per quando si va a introdurre la disabilità intellettiva, quindi quando si parla di salute mentale, e la giustizia sociale, se non passa dalla dignità, non è giustizia sociale. In Palazzo del Pegaso era presente anche il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, che ha lodato l'impegno dell'associazione. Un'esperienza incredibile.
Un'iniziativa bella e utile, esempio di sussidiarietà tra chi fa le norme in questo caso e chi invece si trova ad applicarle. E l'esperienza dei ragazzi speciali è veramente un'esperienza molto bella che è andata oltre anche quello che la legge prevede. Non per niente oggi ci propongono una riflessione sulla legge stessa che, come tutte le leggi, può essere migliorata alla luce della loro applicazione. Sappiamo che per quanto riguarda la diversa abilità psichica, molto dipende anche dal contesto, quello ambientale, quello sociale, quello di inserimento nell'ambito della società. L'esperienza che stanno facendo i ragazzi speciali è veramente incredibile da questo punto di vista e abbiamo la dimostrazione di come si può mettere a frutto una diversa abilità, appunto passando da quello che può essere un handicap a quello che invece è una grande opportunità. Questi ragazzi, attraverso questo progetto della conserveria, stanno dando il meglio di sé e stanno veramente dando anche prova delle loro capacità per quanto riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro. Dalle conciliazioni alla consapevolezza digitale. Il Corecom negli ultimi anni ha cambiato pelle, concentrando le proprie attenzioni su un uso consapevole della rete, un lavoro che ha coinvolto le scuole e fornito ai giovani gli strumenti per difendersi dai pericoli nascosti del web. Base portante anche dell'attività 2021, che ha visto l'Aula promuovere la relazione a maggioranza. La Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, nell'illustrazione si è soffermata sulla necessità di estendere a tutta la Toscana il patentino digitale, di prestare attenzione alla possibilità di realizzare percorsi formativi specifici per gli insegnanti e al linguaggio di genere, ai fini di promuovere un'educazione permanente dell'intera cittadinanza. Il documento, che ha avuto via libera all'unanimità in commissione, ha raccolto diverse astensioni, tra queste quella della vicepresidente Luciana Bartolini, che ha evidenziato la necessità di un'evoluzione maggiore del Comitato, ricordando come la proposta di aggiornamento delle funzioni si sia sorprendentemente arenata. Una valutazione ampiamente positiva perché, nonostante la difficoltà di questi anni di pandemia, il Corecom ha mantenuto tutti i suoi obiettivi, si è concentrato su progetti che in questi anni si sono rivelati strategici e importanti per la comunicazione in Toscana. Penso soprattutto ai progetti educativi con le scuole, il progetto del patentino digitale che insegna ai ragazzi come frequentare uno spazio sociale che spesso pensiamo di poter così occupare senza curarci minimamente delle regole della buona convivenza civile. Mentre il Corecom sta da anni lavorando a un progetto, appunto quello del patentino digitale, che è volto proprio a colmare questa lacuna. Abbiamo raccomandato nell'approvare la relazione del Corecom che questo progetto venga ampliato e possa diventare un progetto che riguarda e che tocca tutte le scuole della Toscana. Mi sono molto stupita perché i colleghi della Lega, che avevano unanimemente approvato la relazione in commissione, hanno poi cambiato idea in aula oggi, ma sostanzialmente le attività del Corecom da giovedì scorso a oggi sono rimaste immutate, sono sempre le medesime. Ma si sa che le opinioni politiche poi hanno delle loro logiche di agglomerazione e di consolidamento. Il 2021 la relazione consuntiva avevamo votato a favore in commissione perché sappiamo che il Corecom lavora in modo abbastanza, diciamo, positivo per tanti fattori, risolve molte controversie, lavora con le scuole anche se per ora in modo parziale e così via. Però poi abbiamo fatto una riflessione, abbiamo visto che la relazione è molto similare a quella dello scorso anno, nel senso che ormai il Corecom fa sempre le stesse cose e forse avrebbe bisogno di essere un po' rivisto. Quindi mi piacerebbe che si riportasse in commissione il discorso Corecom per vedere di adeguarlo ai tempi di oggi perché sono molto veloci. Inoltre la riflessione più importante è politica, perché l'anno scorso a giugno la maggioranza ha presentato una proposta di legge, la 51, proprio sul Corecom. Però è rimasta lì, lettera morta, non si sa che fine abbia fatto. E questo
Non ci piace perché avevamo già iniziato a preparare degli emendamenti per rendere il Corecom, diciamo, adatto ai giorni di oggi. Una presenza sempre più vicina ai cittadini. Dall'apertura del primo sportello distaccato, il difensore civico si è posto l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per la comunità toscana, aiutando le persone nelle controversie su diverse tematiche. Facendolo però senza intermediazione telefonica, ma con referenti sul territorio. Nel 2021 sono state oltre 2000 le pratiche trattate, che hanno toccato anche l'ambito sanitario. Numeri che hanno indotto il Consiglio regionale a esprimere un giudizio positivo sulla relazione. L'ultima portata da Sandro Vannini, che ha lasciato questo incarico per dirigere il portale di informazione Toscana Notizie. Il documento è passato con 22 voti a favore e 9 contrari. A margine l'Aula ha approvato una risoluzione che stabilisce l'impegno alla valorizzazione del difensore con riferimento alle sue funzioni di tutela in ambito sanitario, a prendere consapevolezza del ruolo che la difesa civica toscana svolge a livello europeo e a proseguire iniziative per l'istituzione di un difensore civico nazionale. Collegata a questo atto è stato approvato anche un emendamento promosso da Francesco Torselli per promuovere un accordo di collaborazione con le province toscane che ancora non lo hanno sottoscritto, prima fra tutte la città metropolitana di Firenze. Nell'esprimere un giudizio sull'annata appena trascorsa, Massimiliano Pescini ha lodato quanto fatto, soprattutto per la capacità di andare incontro ai cittadini. Torselli invece si è concentrato sul cambio di ruolo di Vannini, che tra un incarico e un altro né si è dimesso prima di partecipare al bando né si è preso un periodo di stop. Oggi abbiamo approvato come ogni anno la proposta di risoluzione della prima commissione sull'attività svolta dal difensore civico nel 2021, sottolineando alcuni aspetti. Prima di tutto il ruolo di non ancora formale ma sostanziale di garante per i diritti della salute dei cittadini, che l'ufficio del difensore civico sta svolgendo e ha svolto in maniera ancora più forte durante il periodo della pandemia, rispondendo e cercando di evadere centinaia di segnalazioni in raccordo con le aziende sanitarie e con le aziende universitarie. Inoltre si è sottolineato il lavoro che ha fatto, l'impegno che c'è stato da parte dell'Ufficio del Difensore Civico per quanto riguarda il lavoro sul servizio idrico integrato, tant'è vero che la proposta di risoluzione comincia a far intravedere una prospettiva possibile, che è quella, anche visti gli esiti della gara sul trasporto regionale, che oggi è un lotto unico per tutta la Toscana, visti gli altri grandi servizi, rifiuti e gas, si comincia a pensare che l'ufficio del difensore civico, ove opportunamente potenziato, possa essere anche per quel tipo di servizio un punto di riferimento anche formale per i cittadini, in accordo con le autorità che regolano queste materie sui servizi pubblici a livello regionale e nazionale. Si chiude una stagione, quella del dottor Vannini, che per quanto ci riguarda ha avuto molte più ombre che luci. Il dottor Vannini, durante il suo mandato, io ricordo lo scorso anno in Consiglio regionale, il collega Stella portò un resoconto di decine di migliaia di euro spese dal difensore civico in aperitivi, inaugurazioni di sedi, conferenza stampa e rimborsi di ristoranti. Non è questa la maniera con cui si lavora, non è questa la maniera con cui si lavora in un periodo di crisi come quello attuale. E l'avventura del dottor Vannini come difensore civico si chiude forse in una maniera ancora peggiore rispetto a come si era profilata durante gli anni. Il difensore civico, non abbiamo capito se si è dimesso, se lo ha dimesso il presidente del Consiglio regionale perché si è accorto di un'incompatibilità. Fatto sta che a un certo punto il dottor Vannini, da difensore civico, si ricorda
probabilmente anche in virtù della sua vecchia militanza politica, ha fatto per 14 anni il consigliere comunale, prima dei DS e poi del PD a Siena, si ricorda della sua vecchia appartenenza politica, del suo vecchio patentino di giornalista e decide di candidarsi e vince la selezione pubblica per andare a fare il direttore dell'organo di informazione della giunta regionale. A me risulta che quando si fa parte di un organo di diritto pubblico, di diritto privato o finanziato dall'ente pubblico che poi ti conferisce un incarico, prima di accettare un incarico o si sta 2 anni fermi, e non è il suo caso, o si spiegano le cause di incompatibilità.